Un fumo nero e denso visibile a molti chilometri di distanza si è sviluppato poco dopo le 13 sulla strada statale 96 tra Paro del Colle e Modugno nel Barese. Il vasto incendio è divampato all'interno dell'azienda Eco Green Planet, una ditta che si occupa di differenziazione dei rifiuti per destinarli successivamente ai diversi cicli di smaltimento e recupero. Sul posto immediato l'arrivo di numerose squadre di vigili del fuoco con autobotti ed elicottero complesse le operazioni azioni di spegnimento. A bruciare infatti potrebbero essere stati plastica, carta e altro materiale presente nell'impianto per essere avviato al recupero e smaltimento sul posto anche i carabinieri oltre a volontari di protezione civile allerta anche tra la popolazione ma il commissario prefettizio del comune di Palo del Colle riflesso tuttavia ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che al momento la situazione è sotto controllo e non ci sono particolari prescrizioni da dover osservare così come riferito anche dai vigili del fuoco. Subito dopo la conclusione delle lunghe operazioni di spegnimento andranno però valutate le cause del rogo e nell'immediato soprattutto gli eventuali danni ambientali.